Ciao ragazzi, in questi giorni si sta consumando negli Stati Uniti una tragedia senza precedenti. Non parlo ovviamente né del Black Lives Matter né del coronavirus perché non fanno più notizia, ma il problema vero è che il piccolo Jeremy, 8 anni, ha appena ricevuto in regalo il suo nuovo iPhone, ma non può installare Fortnite. Per questo motivo Jeremy verrà bullizzato dai compagnetti e probabilmente svilupperà uno stress post-traumatico, comprerà una K47 al più vicino supermercato e sfogherà la propria frustrazione a scuola una piovosa mattina di ottobre. Ma perché non possiamo installare Fortnite su iPhone e su Android? Ebbene ragazzi, Epic Games, la famosa Onlus che si batte per la protezione dei delfini di colore, si è stancata dello strapotere di Apple e di Google e ha quindi deciso di dare vita a una battaglia legale senza precedenti, portando in tribunale i due colossi americani, in una causa multimilionaria che con ogni probabilità durerà anni, salvo patteggiamento miliardario. E allora, che cosa è successo? È successo che Tim Sweeney, presidente di Epic Games e noto con il suo nome da wrestler Timoteo Maiali, ha ritenuto che la tassa di Apple e Google sulle microtransazioni sia troppo alta. Che cosa significa? Allora, spieghiamo un pochino. Le piattaforme online come Google Play, App Store, PlayStation Network, Steam o GOG vivono attraverso le royalties. Le royalties sono delle tasse che si applicano quando viene venduto un qualsiasi contenuto. Quindi, se vado su Steam e compro una copia di Giulia Passione Muratore per 10 euro, 7 euro andranno al publisher mentre 3 euro andranno a Steam. Quindi il 30% secco, che è una percentuale che viene applicata da tutti i negozi online, sia nelle transazioni dirette che nelle microtransazioni. Per esempio, quindi, se su Fortnite, nello specifico, dato che parliamo di lui, se su Fortnite voglio comprare un perizoma figo da 10 euro, 7 euro andranno ad Epic Games e 3 euro andranno alla piattaforma su cui stiamo giocando. Naturalmente poi esistono degli accordi di vario tipo tra le aziende che agevolano alcuni colossi dell'intrattenimento con delle tassazioni ridotte. Ora, nei giorni scorsi, l'illustre signor Maiali ha ben pensato di implementare nella versione mobile di Fortnite, quindi iOS e Android, un sistema che bypassa i server di Apple e di Google. In questo modo l'intero importo della transazione va nelle manine pelose di Epic Games, cosa che viola il contratto di pubblicazione su entrambi gli store. Questa è stata una mossa pianificata, studiata e preparata nel migliore dei modi, che ha portato ovviamente sia Apple che Google a rimuovere Fortnite dai propri negozi online. Pochi minuti dopo la rimozione, Epic Games ha denunciato le due aziende con un video francamente spettacolare, indirizzato però ai giocatori, invitandoli praticamente all'azione. Ma ha anche presentato un documento di oltre 60 pagine, indirizzato questa volta ai giudici, dove si scaglia in particolare contro Apple. Perché Apple è cattiva. Apple ha tradito gli ideali di Steve Jobs. Apple è una monopolista che sfrutta gli utenti e ne spreme i portafogli. Quindi le percentuali di profitto devono essere riviste e ridotte. Ne va del bene del mondo. A grandi linee è stato questo quindi l'attacco portato avanti da Epic Games, Tim Sweeney e il delizioso governo cinese. E voi mi chiederete, Nares, che c'entra il governo cinese? Sì, ragazzi, perché Tencent, il colosso cinese Tencent, detiene quasi il 50% di Epic Games, mentre il nostro festoso Tim Sweeney rimane azionista di maggioranza. E che cosa significa questo? Significa che in teoria Sweeney ha sempre l'ultima parola, ma dato che i soldi sono di Tencent, il nostro allegro moschettiere del re deve comunque rendere conto delle proprie decisioni. E in un momento in cui la Cina e gli Stati Uniti sono praticamente in una situazione di guerra fredda, succede che uno dei più grandi colossi cinesi, Tencent, attacca due dei più grandi colossi americani, ovvero Apple e Google. Una coincidenza bizzarra.
Comunque, manovre politiche a parte, è importante che noi cerchiamo di vederci il più chiaro possibile, quindi analizziamo un pochino la situazione. Questa tassazione del 30% è stata istituita originariamente perché le royalty su console sono a loro volta del 30%, quindi quando tu compri un gioco in un negozio qualunque, un GameStop o un centro commerciale, tu paghi circa il 70% al publisher e circa il 30% a Sony, Microsoft o Nintendo, quindi giochi fisici. Il negozio, il negoziante stesso, su 70 euro prende quello che rimane di quel circa, che è in genere una cifra compresa tra i 2 e i 14 euro a secondo del gioco e del negozio. Ora, tecnicamente, avere la stessa tassazione del 30% su un gioco digitale per un publisher dovrebbe essere un bene, perché su un gioco digitale un publisher risparmia parecchio, sia sui costi di stampa che su quelli di trasporto, che non sono esattamente marginali. È altrettanto vero, però, che rivedere queste percentuali potrebbe essere oggi una cosa buona e giusta, in particolare per i piccoli sviluppatori indipendenti. Proprio Epic Games applica da questo punto di vista delle regole molto intelligenti con il suo Unreal Engine, facendo pagare per l'utilizzo del motore grafico soltanto se le vendite del gioco finale eccedono un certo valore, quindi margine di manovra ce n'è e ce n'è tanto. Ora però ciò che forse dovremmo cercare di capire è che qui il nocciolo della questione non è tanto la revisione sulle tasse di Apple e Google, che potrebbe anche essere sacrosanta. Il punto è che a parlare di sta cosa, far partire il discorso, è una compagnia come Epic Games, che marcia esattamente quanto Apple e Google. Sti tizi non è che siano migliori di loro e che si battono per la nostra libertà, semplicemente sono abbastanza ricchi, hanno voce in capitolo, hanno un esercito di pecore che gioca a Fortnite e che sono pronte a farsi sentire sull'internet, e soprattutto hanno un plotone di avvocati incazzati che non vedono l'ora di spillare qualche miliardo di dollari alle maxi corporazioni di turno. La vera carognata di Epic Games è stata di voler far passare tutta sta storia come una mancanza di rispetto verso i consumatori da parte di Apple. Allo stesso tempo, però, Epic Games è quella che spende i miliardi per assicurarsi esclusive temporali sul proprio store digitale, diventando a tutti gli effetti monopolista su un sacco di AAA per tutti i giocatori PC. Quindi accusa Apple di essere monopolista, ma lavora per diventare monopolista del mercato PC. Poi si lamenta del 30% che fanno pagare gli altri store e si vanta del 10-15% che si paga su Epic Store. Peccato che dimentica di menzionare il fatto che il suo negozio non ha ancora implementato un minchia di carrello. Perché è vero che Steam ti chiede il 30% di tasse, ma è altrettanto vero che, sai, su Steam gli utenti possono dire che cosa pensano di un gioco, possono lasciare dei voti, possono lasciare recensioni, possono mettersi a giocare con delle stupidissime carte che fanno comunque brodo, possono avere degli achievement, ok? Su Steam puoi fare 30 miliardi di cose che Epic Store non fa. Addirittura uno store povero e arretrato e privo di feature come quello che può essere quello di Nintendo, l'eShop, è strutturato meglio rispetto a Epic Store, il che è quanto dire. Epic Store è un negozio dove trovi le esclusive comprate da Epic a suon di milioni. Epic Store è lo store dove vai perché Epic ti regala i giochi. Non c'è nessun altro motivo per andarci. Però Epic è la buona, Epic è la brava, Epic è forte perché sono quelli che fanno Fortnite. In tutti questi discorsi stiamo ovviamente tralasciando il fatto che nessuno ti costringe a sviluppare su iOS se non ti conviene. Apple ha creato una piattaforma, ok? Una piattaforma chiusa, una piattaforma limitata, una piattaforma inferiore ad Android sotto tanti punti di vista, ma Apple ha saputo venderla divinamente.
Apple ha saputo convincere gli utenti di aver bisogno di questa piattaforma e l'ha saputa infilare dentro la gola dei consumatori creando una moda che dura da anni, ok? L'utente medio non legge, non si informa, l'utente medio non sa che cos'è iOS, come funziona e che cosa c'è dietro. L'utente medio non ha nessuna competenza tecnica, l'utente medio è quello che è contento perché io c'ho l'iPhone. Questo, ragazzi, è tutto marketing. Apple ha saputo vendere splendidamente il suo prodotto e questo è innegabile. Che siate sostenitori di Samsung, che siate sostenitori di Android, qualunque cosa, Apple è stata bravissima a marketizzare il suo prodotto. Quindi, se è riuscita a fare tutto questo, Apple ha tutto il diritto del mondo di stabilire una tassa sulle app presenti nel suo store. Questa tassa è del 30% e potrebbe anche essere dell'80%, va bene? Poi sta a te scegliere se ti conviene svilupparci oppure no, ma questo store appartiene ad Apple, le leggi le fa lei. Tu non sei costretto a rilasciare la tua app su iOS, esattamente come molti sviluppatori ad esempio non rilasciano le proprie app su Google Play per via dei guadagni inferiori e della pirateria. O pensiamo a qualsiasi sviluppatore che decide di creare un titolo per una determinata piattaforma e non per le altre perché magari la base installata non lo convince. Sei tu che decidi dove vuoi andare a sviluppare. Epic Games adesso si sta lamentando di guadagni troppo bassi, ma sapeva perfettamente quali fossero le tassazioni prima di sviluppare il gioco. E queste tassazioni sono esattamente identiche per Fortnite su PlayStation 4, su Xbox One, su Switch, ok? Su iOS e su Android però per qualche motivo non vanno più bene, quindi accusiamo Apple in particolare. Perché se la prende con Apple? Se la prende con Apple perché sa che Android, essendo più aperto come sistema operativo, tecnicamente permetterebbe anche di installare l'applicazione attraverso APK esterna. Apple invece rende le cose un tantino più complicate. Comunque, quello che fa è che accusa Apple di aver tradito i propri ideali e di essere una monopolista, di aver tradito gli ideali di Steve Jobs. Gli ideali di Steve Jobs? Io non so se voi ricordate, ragazzi, io ho 35 anni, mi ricordo ancora le pubblicità. Apple aveva uno slogan che era Think Different, pensa diversamente, ok? Distinguiti, sii diverso dagli altri. In un momento in cui Microsoft dominava con i suoi PC Windows, Apple invitava a tirarsi fuori dalla massa e dalla moda del momento. E però adesso Apple è la moda del momento, ed è la moda del momento da anni, quindi quel pensa diversamente è diventato un sì come chiunque altro, diventa anche tu una pecora. Perché, dico io, forse Steve Jobs è soltanto una persona qualsiasi che magari ha avuto soltanto delle intuizioni brillanti. Magari Steve Jobs è soltanto una persona che ha avuto delle intuizioni e che ha cercato di venderle al meglio delle proprie capacità, esattamente come Bill Gates? Due tizi con una buona cultura, due tizi che hanno avuto fortuna e hanno avuto anche una certa preparazione, che però si sono scannati per decidere chi avesse rubato per primo le tecnologie di Xerox in modo da poter dire che le avevano inventate loro. Cioè, perlomeno oggi Bill Gates è un filantropo che ha salvato milioni di vite umane. Onestamente rispetto più lui che non il signor Stefano Lavori. Qui bisogna capire che Apple forse non ha tradito nessun ideale, perché Apple è soltanto un'azienda, non è niente di più. Apple voleva vendere i propri prodotti al meglio ed ha scelto una politica che a quei tempi era sensata. Oggi Apple usa un'altra politica perché è una politica adatta ai tempi e al mercato. Se poi qualche demente là fuori crede veramente che a queste compagnie gliene freghi qualcosa di etica, di morale e della salute dei delfini di colore, allora lasciamo continuare queste persone a vivere nel proprio piccolo mondo di cioccolato. Qui si parla di miliardi, non si parla del piccolo Jamal che ha 3 anni e che è denutrito e che devi adottare a 9,99€ al mese.
del piccolo Jamal che puoi adottare a 9,99€ al mese, non gliene frega niente a nessuno. E vi dirò di più, non te ne frega niente nemmeno a te che doni con un piccolo click dal tuo smartphone per tamponare il tuo senso di colpa. Perché probabilmente quel click l'hai fatto su un iPhone da 1200€. Ipocrisia e senso di colpa, ragioniamo. Quindi, ok, Epic Games sfrutta Fortnite per scannarsi con Apple e Google per ridurre le royalty. Ora, è possibile che questa storia possa portare a qualcosa di buono, onestamente, per i piccoli sviluppatori indipendenti. Ci vorrà tempo, senza dubbio, e questi signori si scanneranno con tutte le armi a disposizione, che saranno sporche e saranno armi disgustose. Si parlerà di morale, si parlerà di etica, si inventeranno qualunque genere di minchiata, qualsiasi cosa che possa servire a spingere una giuria o un giudice dalla tua parte. E noi seguiremo la vicenda con grande attenzione, perché come ben sapete... Non ce n'è Covid! Fatemi sapere, ragazzi, quanto vi ha triggerato la questione di Jamal e quanto mi disprezzate come essere umano. Per quelli che non disprezzano, ricordo che qui sotto ci sono in descrizione i link per supportare il canale qualora foste interessati, perché sono una persona particolarmente povera. Per il resto vi invito a lasciare un like, condividere, iscrivervi e noi ci risentiamo alla prossima.